Ho modificato questa fresatrice inserendo questa barra filettata in questa boccola, vedi? Che è filettata, che viene bloccata da quest'altro perno. Quindi questo mi permette di poter scendere e salire di pochi millimetri, vedi? Inoltre ho realizzato con un perno questa sorta di rondellina che visivamente mi fa vedere di quanto posso scendere o salire. Infine, qua dentro la barra filettata ha una filettatura interna ed è bloccata da una vite all'interno. E poi con questa farfalla posso girare in modo molto comodo la fresatrice.